Bene, all'interno del Grand Hotel Regina Salso Maggiore Terme è andata in scena la finale nazionale di Glamour, concorso che ha dal suo, oltre al discorso della bellezza, dell'estetica, del portamento, anche la presenza di tanti stilisti importanti e di collaborazioni nel campo della moda. Alla mia destra, alla sinistra, per chi ci segue, abbiamo una protagonista indiscussa di questa grande sfilata. Parliamo di Giusy Store e ho qua appunto la titolare. Giusy, suppongo sia andata bene, c'era molta effervescenza, ho visto ragazze che poi erano le concorrenti, non modelle professioniste. Esatto, molto brave e si sono adattate a tutti gli outfit, anche perché noi abbiamo personalizzato gli outfit a seconda della persona, chiaramente della fisicità e del portamento della persona stessa. Ecco. Noi appunto siamo portati a personalizzare ogni outfit rendendolo unico. Ecco, diciamo una cosa importante, tu hai partecipato, ma da dove provieni e il tuo brand a che personalità si riferisce? Allora, intanto noi arriviamo da Treviso, io arrivo da Treviso, abbiamo uno store, una boutique a Treviso, a Preganzola esattamente. Allora diciamo che noi copriamo tutte le fasce di età, perché comunque vestiamo dalle miss dei concorsi, quelle giovani, la mezza età, le over, le lady, vediamo comunque di assecondare, di coprire tutte le fasce di età e anche a seconda, come ho detto prima, di tutte le esigenze, perché c'è la donna sportiva, la donna elegante, cioè a seconda sia delle esigenze e anche delle location e degli eventi dove devono andare. Noi ti ringraziamo, è stato un buon veicolo, secondo me è una buona opportunità Glamour, speriamo di rivederti presto. Senz'altro, senza ombra di dubbio, e ringrazio anche voi per la partecipazione. Grazie mille, ringrazio tantissimo anche Massimo Sorrenti che ha organizzato il tutto. Grazie mille, grazie a te. Bene, alla mia invece sinistra, destra per chi ci segue, abbiamo un altro protagonista di questa grande finale nazionale di Glamour. E parliamo di Manichini Style. Abbiamo Giovanni che tra le altre cose ha anche, diciamo, dei contatti con la precedente boutique di cui parlavamo. Sì, salve a tutti. Intanto è un grosso piacere per noi essere qui insieme con la mia compagna e socia in affari Giusy. Con Massimo è la prima volta che partecipiamo qui e siamo stati anche contenti perché abbiamo visto che c'è stato anche un buon riscontro, insomma. Quindi no, come prima volta è stata anche una bella cosa, insomma, alla fine. Poi anche perché conta chi ti segue, specialmente il mondo dei social, non è tanto la presenza sul luogo appunto dove è avvenuto tutto questo, ma quanto succederà poi dopo, anche perché voi fate, meno tu, fai cose molto particolari, ho visto. Sì, in pratica io dipingo su tessuti, su giacche in pelle, su capi, e cerchiamo sempre di trovare quella cosa particolare che sia unica e che non può essere ripetibile, perché è impossibile, essendo che proprio le dipingo io a mano, non puoi fare lo stesso prodotto due volte o tre volte, insomma. Dunque sei rimasto soddisfatto anche di come hanno sfilato le ragazze stesse? Sì, è stata un'esperienza nuova, perché noi di solito sfiliamo con modelle dove andiamo in altri settori e quindi professioniste anche, però ho visto che qua sono state veramente in gamba, hanno cercato di dare il meglio e si è visto, insomma, quindi siamo soddisfatti. Ecco, come dicevo anche a Giusy, speriamo di rivederti presto Giovanni per l'occasione in altri contesti, sempre in riferimento magari anche a Glamour, e ti auguriamo il meglio anche per la tua attività, visto che i momenti non sono più quelli di una volta, però per chi lavora in un certo modo c'è ancora molto spazio. Sì, infatti con questo noi cerchiamo sempre di trovare quella chicca in più dove la gente possa essere attratta e noi avere anche le nostre piccole soddisfazioni, o grandi che siano, insomma. Grazie mille ancora, grazie. Buona giornata, grazie.